In questo video risponderò a 5 domande sul Milan che mi avete lasciato nei commenti. Parleremo di allenatori, Leao, Arabi e paragoni con l'Inter. Non perdiamo tempo e partiamo subito dalla domanda di Sick Lucas, che mi chiede: ciao Ale, cosa faresti a fine stagione se potessi decidere tu? Continueresti col progetto Pioli oppure cambieresti allenatore? La mia risposta è chiara: dipende. Io credo che il ciclo di Pioli sia finito, ma se fosse per me, non so se cambierei allenatore, sempre che a lui vada bene. Per me Pioli ha un solo grande problema: gli infortuni. Se da qui a giugno lui e il suo staff dimostrassero di aver trovato la chiave per evitare tutti questi infortuni, allora per me si potrebbe anche pensare di proseguire con lui, anche perché il mercato della scorsa stagione è stato fatto in funzione sua e finora gli acquisti stanno rendendo. So che nessuno è d'accordo con me e insultare Pioli ormai è un must, ma vorrei fare una piccola considerazione. Dopo il pareggio con la Salernitana sembrava ormai certo che Pioli sarebbe stato esonerato, così però non è stato, e da quella partita il Milan finora ha vinto 5 partite su 7, pareggiando col Bologna al 90esimo e uscendo dalla Coppa Italia come tutti sappiamo. Sono risultati ottimi? Non lo so, ma so che se li avesse fatti un eventuale successore di Pioli, in tanti avrebbero sostenuto che con Pioli quei risultati non sarebbero stati possibili. Pioli sa come far rendere questa squadra e qualche giorno fa ha ammesso che gli piacerebbe restare a lungo, ma al 99% non sarà così, perché i tifosi non lo vogliono più e forse anche per lui è giusto andare oltre. E quindi anch'io devo pensare ad alternative. Se dovessi scegliere io, avrei un solo nome in mente al momento: Thiago Motta. Thiago mi sta sulle palle, ma come allenatore non posso dirgli nulla, e lo vorrei per una serie di motivi. Innanzitutto, con lui non dovremmo rifare la squadra. Milan e Bologna hanno un modo molto simile di giocare, con la punta che viene indietro, gli esterni offensivi che spingono e i centrocampisti che si inseriscono. Il modulo è pressoché lo stesso e la partita di sabato, al di là del risultato, è stata spettacolare. Prendendo Thiago Motta potremmo proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso anni fa senza dover ripartire da zero, ma al massimo si cambierebbe qualcosa. In più, lui potrebbe essere la chiave in un'eventuale trattativa per Zirkzee, e in questo momento onestamente non posso pensare a un Milan senza l'olandese. È vero che Thiago Motta non ha vinto nulla, ma anche Sacchi, Capello, Ancelotti, Allegri e lo stesso Pioli avevano il palmarès vuoto prima di venire al Milan. Nessuno nasce coi trofei in mano, e se vincessero sempre e solo quelli che già hanno vinto, all'Australian Open tra Djokovic e Sinner avrebbe vinto Novak. Sempre in tema di allenatori, passiamo alla seconda domanda. Keril 690 mi chiede un parere su De Zerbi, anche se per lui un suo eventuale arrivo è un'utopia. Ovviamente anche per me De Zerbi è un nome infattibile, e penso che non tornerà in Italia per i prossimi 10 o 15 anni. Forse lo farà dopo aver vinto all'estero, o quando sarà in una parabola discendente, come ha fatto Mourinho per intenderci. Se però parliamo di utopie, allora De Zerbi sì, mi piacerebbe. Il suo modo di giocare sta facendo impazzire chiunque in tutto il mondo, e se per Guardiola è uno dei migliori tecnici degli ultimi 10 anni, allora chi sono io per avere dubbi su di lui? De Zerbi mi stuzzicherebbe, ma non so se in Italia siamo pronti per soluzioni troppo filosofiche che richiedono tempo, specialmente qui al Milan. Se tutti vogliono Conte perché con lui si vince immediatamente e poi sti cazzi del futuro, De Zerbi mi sembra una scelta che va completamente in direzione opposta. Anche se utopistico, De Zerbi mi piacerebbe, ma non metto la mano sul fuoco che sarebbe un successo. E forse questo discorso sembra illogico perché ho appena detto che vorrei Thiago Motta, ma penso che tra i due ci siano diverse categorie di differenza. Thiago, dal mio punto di vista, sarebbe una scelta molto meno drastica rispetto all'allenatore del Brighton. Anche Thiago punta un sacco al gioco, ma De Zerbi si porta dietro una vera e propria rivoluzione culturale. Però magari mi sbaglio, chi lo sa. Sempre in tema allenatori, prendo la domanda di Jacopo Artuso per parlare anche di Conte. In realtà la sua domanda verte più su altro, e quindi faccio prima a leggerla tutta. Quanto utopica è la visione di una cessione del Milan agli Arabi e quale tempistiche ci sarebbero in ballo? Mi piacerebbe poi che parlassi degli scenari che si verrebbero a creare secondo te. Cessione che tra l'altro andrebbe a braccetto con le richieste economiche e di investimento di Conte. Allora, partiamo dalla questione cessione societaria, perché c'erano diverse domande che mi chiedevano un parere su questa cosa. Francamente, detto in tutta onestà, delle voci circa una cessione agli Arabi non me ne frega nulla. Saranno almeno 12 anni che si parla di cessioni a presunti petrolieri, principi, re di Alabasta, eccetera. A oggi però nulla di tutto questo si è mai realizzato. Immagino che chi mette in giro certe voci abbia delle notizie certe, ma fino al giorno in cui non vedrò uno sceicco arrivare con la sua limousine a casa Milan, allora davvero faticherò a credere a queste cose. Mbappé, Haaland, lo stadio sulla luna e il ritorno di Maldini per me sono tutte robe che al momento non hanno senso di essere commentate. Se poi davvero Ansalabim Sinsalabim dovesse arrivare al Milan, ben venga, ma per ora davvero non saprei cosa dire. Per quanto riguarda il capitolo Conte invece è diverso. Un po' sto iniziando a credere che possa realmente arrivare, non perché lo desideri, anzi, non volendo Conte al Milan, entrando oggi nell'ottica di un suo arrivo, ora di giugno l'avrò accettato. Io non vorrei Conte, ma ho già fatto un video a tema. Posso dire che credo ci siano cose di Conte che si possono controllare e altre no. Per quanto bene possa fare, non è detto che vinca il campionato, perché quello dipende anche da fattori esterni, come arbitri, avversari, infortuni eccetera. Ma anche ammesso che davvero vinca il campionato, comunque prendendo Conte già sai che ti porteresti in casa diversi problemi: discussioni continue con la dirigenza, dichiarazioni pubbliche rivedibili, richieste esagerate sul mercato, la fissazione per un modulo che ti costringe a comprare determinati giocatori e cederne altri, un clima così teso che può portarti al top, ma che in un secondo può
può anche far esplodere tutto. E tutte queste cose non sono esterne a Conte, ma credo dipendano da lui. Magari in un anno e mezzo sarà cambiato, ma non lo so. Con Mourinho era palese che sarebbe finita così fin da subito. Lui che avrebbe cercato scuse su scuse, avrebbe litigato con tutti gli arbitri, scaricato responsabilità sui giocatori e finito per perdere punti in campionato. Con Conte oggi penso sia palese che finirebbe male con Cardinale. Ma ovviamente spero di sbagliarmi, perché nessuno può prevedere il futuro. E anzi sono il primo a sperare che con Conte si possa aprire un ciclo vincente. Però in realtà su Conte c'è poco da discutere, perché alla fine è come Mu e divide come Mu. C'è chi come me non lo vorrebbe mai, e chi invece crede che Conte sia infallibile, l'unico in grado di vincere e l'unico esempio di ambizione. Se non vuoi Conte, allora non sei milanista, non sei ambizioso, sei un coglione. Ormai Conte più che un allenatore viene percepito nel pubblico come un politico, ma ci sta visto il cognome che porta. Come nel caso di Pioli so però di essere in minoranza, e quindi se dovesse arrivare mi metterò l'anima in pace, sperando che tutti i preconcetti che ho su di lui si rivelino completamente sbagliati. C'è poi la domanda di Domenico. Mi chiede un parere sul Leao dell'ultimo periodo, definito abulico e talvolta avulso dal gioco. E a questa domanda si aggiunge quella di Federico, che mi chiede se per più di 100 milioni lo cederei. Allora, Leao è questo. È un artista del pallone e come tale fa incazzare. A volte è straordinario, altre volte invece sembra che stia perdendo per strada il suo talento. Il vero click forse lo puoi avere soltanto quando ogni giorno metti il 100% in quello che fai. E solitamente questo funziona quando fai soltanto una cosa. Ed Sheeran fa solo canzoni, Christopher Nolan fa soltanto film, Eiichiro Oda fa soltanto One Piece. I calciatori forse dovrebbero fare soltanto i calciatori, ma Leao ultimamente lo vediamo anche in altre vesti. Fa video su YouTube, fa interviste, podcast, canzoni rap e ora pubblicherà anche un libro. Tutto questo però c'entra col suo presunto calo? Non lo so e non credo, anche perché Rafa ha sempre fatto cose in più extra campo. Non so esattamente cosa possa servire nel calcio saper rappare, ma magari questa sua personalità si rivede anche nel campo. Leao quando gioca ha tutti i crismi dell'artista, fa cose che soltanto lui può pensare, ma si perde in altre che sembrano più facili. Fa giocate clamorose che ti fanno alzare dalla sedia, come Oppenheimer o il Cavaliere Oscuro, ma anche cazzate di cui non ti capaciti, come Tenet. In più, come tutti i campioni, Rafa deve convivere col peso delle aspettative. Se un cantante sconosciuto fa disco di platino, ecco che quel risultato sembra un successo. Ma se Ed Sheeran fa un disco di platino e basta, ecco che quel risultato sembra un flop. E lo stesso vale per Rafa. Ogni volta da lui ci si aspetta che segni in tutte le partite, che faccia sempre assist, che salti tutti gli uomini, ma non può farlo. O non ancora, perlomeno. È vero che Rafa non è più un ragazzino, ma io sono convinto che abbia tutto il tempo per crescere ancora. Basti vedere Lautaro. 2 anni fa chi mai avrebbe potuto pensare che Lautaro potesse diventare questo giocatore? O addirittura Vlahovic, che letteralmente 1 mese fa veniva indicato come un giocatore finito, mentre oggi è l'ultima speranza della Juve per vincere il campionato. I campioni si portano sempre dietro un sacco di aspettative, ed è giusto che sia così, anche per Rafa. Io in primis mi aspettavo che facesse molti più gol e da quel punto di vista sono deluso. Ma è innegabile che alla fine, in qualche modo, in quasi tutti i nostri gol c'è il suo zampino. Nel 2024 col Cagliari in Coppa Italia ha segnato, con l'Empoli ha fatto assist, ha poi segnato di nuovo in Coppa Italia con l'Atalanta, ha fatto partire l'azione del gol di Jovic a Udine, quella del gol di Loftus col Bologna, e sempre col Bologna si è conquistato un rigore. In quasi tutte le ultime partite Rafa in qualche modo è entrato nel tabellino, anche se indirettamente. Potrebbe e dovrebbe fare molti più gol, ma alla fine il Milan sta segnando quasi sempre 2 gol a partita, e se ne subissimo un filo meno credo che nessuno penserebbe a Leao più di tanto. E per quanto riguarda la sua cessione non lo so, dipende da molte cose e dai momenti. Facendo sempre l'esempio di Vlahovic, penso che 1 mese fa un sacco di juventini l'avrebbero venduto senza pensarci troppo. Oggi invece è il contrario, e per Rafa è uguale. Secondo me, vedendo il potenziale di Leao, 100 milioni non sono così tanti e si potrebbero anche rifiutare. Se però dovessi valutare le sue ultime prestazioni, allora ci penserei anche a fronte di un'offerta simile. Perché ok che l'ho appena difeso, ma solamente 17 volte in tutta la storia un calciatore è andato via per più di 100 milioni. E penso che Leao, se dovesse andare via quest'estate, sarebbe uno dei pochissimi ad averlo fatto dopo aver segnato meno di 10 gol in campionato. Però non lo so, perché Leao è sempre un grosso se. Possiamo davvero escludere che finirà la stagione con meno di 10 gol? Non lo so. Ma anche dovesse essere, potrebbe comunque fare 2 assist a partita, e in quel caso comunque varrebbe un sacco di milioni. Quindi scusa, ma non so rispondere alla domanda. Poi è ovvio, se ci offrissero davvero i 175 milioni della clausola, allora non ci sarebbe storia. Rafa se ne andrebbe e ci rifaremmo completamente la squadra, e lì credo che saremmo davvero contenti tutti. Non ho più voce, ma voglio rispondere all'ultima domanda, quella di Adderall, che mi chiede: secondo te, con tutte le dovute differenze, in questi 2 anni in piccolo siamo come l'Inter di Moratti? Onestamente non sono sicuro di aver inteso bene cosa intendesse, ma se ho capito correttamente direi di no. Da quel che ricordo, l'Inter di Moratti fino a Calciopoli era stata una squadra che spendeva vagonate di miliardi senza mai vincere nulla, prendendo giocatori super affermati che poi fallivano. Noi a me sembra che abbiamo fatto il contrario, abbiamo sempre preso mezzi sconosciuti e poi abbiamo vinto il campionato al terzo anno. So che nella domanda hai detto di tenere a mente le dovute differenze, ma per me l'aver vinto il campionato 2 anni fa è troppo importante e sposta troppo la bilancia. Il non essersi confermati è una costante degli ultimi anni di tutte le squadre italiane. La Juve vinse il campionato con Sarri, poi l'anno dopo arrivò quarta. L'Inter, anche se sempre in testa da 5 anni, finora
ha vinto un solo campionato. Noi vinciamo lo scudetto 2 anni fa, salvo poi arrivare quinti l'anno scorso. Il Napoli ha vinto il campionato l'anno scorso, ma quest'anno ha 22 punti dalla vetta. Riconfermarsi in Italia è diventato difficilissimo ultimamente, ma noi, pur tra mille difficoltà, siamo una delle poche squadre che bene o male da 4 anni è salda nei primi 3 o 4 posti. E in più l'anno scorso abbiamo avuto una bella botta di culo. E quindi in sostanza no. L'Inter di Moratti era la squadra che spendeva e vedeva Milan e Juve vincere. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo speso relativamente poco, anche considerando tutti i soldi incassati per Tonali. E in più 2 anni fa abbiamo vinto il campionato. Francamente vedo soltanto 2 parallelismi negli ultimi 2 anni con l'Inter di Moratti. Abbiamo preso De Ketelaere buttando via 30 milioni. Abbiamo perso un derby in semifinale di Champions. All'epoca però gli interisti ci vedevano alzare le Champions. Noi al massimo oggi vediamo l'Inter esultare in Supercoppa Italiana. Sicuramente da fastidio vorrei essere io al posto loro, ma le due cose non sono paragonabili per me. Fatemi sapere se questo format vi è piaciuto mettendo like o commentando. E se volete che risponda ad altre domande lasciatemele pure qui. So che nessuno sarà d'accordo con la media di Conte e nessuno ovviamente sarà d'accordo con quella su Pioli, ma sono solo le mie opinioni. E se un allenatore do più del triplo rispetto a un altro allenatore, allora mi aspetto come minimo che faccia più del triplo dei risultati. E per quanto riguarda Leao, forse sono stato troppo vago e non ho dato una risposta, ma inquadrare Rafa è difficile e quindi anche parlarne è complicato. Di una cosa però sono sicuro: Rafael Leao è già un top player, anche se in questo momento, complice forse un infortunio abbastanza lungo, sta forse rendendo un po' meno di quanto non potrebbe. E in particolare penso ai dribbling, in cui spesso si perde. Credo però che una squadra, per diventare una grande squadra, ancora prima dei grandi allenatori, debba avere dei grandi giocatori. E Rafael Leao, al netto di tutti i problemi che si porta dietro, è un grande giocatore.